In questo momento negli USA tutti stanno guardando la campagna elettorale appunto di Trump e della Clinton, non si sa bene chi andrà a vincere, però di fatto una vittoria del miliardario Donald Trump potrebbe rappresentare uno spauracchio, quindi una fuoriuscita dal mercato azionario americano verso altri lidi? Bella domanda, questa sicuramente. Gli scenari sono tanti e possibili. Certo, ora come ora riesce difficile immaginare una sua vittoria, non a livello di primarie, ma per quanto riguarda poi a novembre le Certo. elezioni, quelle che saranno ufficiali. Marco, davvero non so, non riesco prima di tutto a immaginarmelo, Presidente degli Stati Uniti, Trump. Se poi effettivamente lo sarà, il sostegno insomma, è dietro una potenza economica non indifferente, quindi va a difendere gli interessi economici e vari lobby di parecchi gruppi importanti. Vedremo, è un'incognita così come anche, non lo so, in questo momento il Brexit, quella del Regno Unito, dove il governatore della Banca Centrale, Cameron, vabbè, lo sappiamo in primis, stanno disegnando degli scenari apocalittici in caso di vittoria del Brexit. Ci sono, quindi per il momento i mercati sono tranquilli, si va avanti, diciamo, per qualche mese, probabilmente senza sorprese, si andrà avanti in maniera tranquilla. Poi già a giugno c'è il Brexit, poi insomma più in là ancora ci saranno le conclusioni delle primarie e le elezioni. Quindi sinceramente non dico nulla, non mi pronuncio per il momento, in questo momento, cosa lo scenario possibile, cosa potrebbe accadere con una Tanto vittoria di abbiamo tempo Trump. fino a novembre, quindi avremo tempo per Assolutamente. riparlarne. La cosa curiosa, scusami Marco, è che a fine 2015 tutti i vari gestori a livello internazionale interpellati quali mercati puntare nel 2016 erano tutti d'accordo sul mercato europeo piuttosto che quello americano. Ma i numeri dicono che il mercato americano in questo momento è quello messo meglio, anche da un punto di vista grafico. Mentre dopo l'exploit successivo al meeting della BCE, poi quello della Federal Reserve, in questo momento graficamente, però parlo di un grafico daily giornaliero, quasi tutti gli indici, i grafici sono fotocopia, ovvero c'è in corso una possibile correzione, il DAX manca l'acuto con una chiusura sopra i 10.000 punti, sono lì, mentre quelli americani, graficamente parlo, sempre è oggi, perché domani magari cambia tutto quello che è il quadro grafico, in base a quello che vedo oggi. Decisamente la situazione degli indici americani è nettamente migliore rispetto a quella europea, nonostante siano più vicini ai massimi storici. Infatti c'è chi dice che adesso probabilmente va a ipotizzare un test dei vari livelli. Trend is your friend, quindi i mercati forti si seguono sempre, fino a prova contraria. Una tua opinione rapida, Assolutamente. sull'oro. Abbiamo sentito prima la visione di Arduino. Anche secondo te è un momento, un attimo, di possibile ritracciamento, magari anche in ottica di risk on, quindi gente che fuoriesce da quelli che sono i beni rifugio, come l'oro? Beh, il grafico parla chiaro, come sempre, dietro ci sono tutto quello che dietro ai prezzi che vediamo su un grafico è spiegato tutto quello che è il posizionamento ovviamente dei vari operatori. C'è stato un exploit in questo momento a uno degli asset che hanno reso di più in questo 2016. Si è preso una pausa dopo appunto tutto questo rialzo, un primo livello in area 1245 l'ha superato, però subito dopo, io che seguo i grafici e chi nasce in questo momento, vi è proprio un'impostazione ribassista con una resistenza che ho preso come riferimento in area 1268 dollari, quindi ora come ora bisognerebbe superare questo ostacolo. Adesso lo vedo a 1245, c'è una pausa indubbiamente ora che era visto come bene rifugio, giustamente tu dicevi, in un contesto invece azionario al ribasso, adesso invece è cambiata il trend per quanto riguarda l'azionario e magari siamo davanti a prese di beneficio. Il grafico è chiaro, insomma, si è per il momento arrestato questo trend rialzista, vedremo, bisognerà vedere anche quello che succede sul petrolio, ovviamente, che in questo momento. In questo 2016, ma non solo, ha caratterizzato, ha guidato il mercato non solo delle materie prime, ma gli indici azionari, quindi è lì c'è un bel trend che è partito anche in corso per quanto riguarda il petrolio.